dedicata al calcio e a questo territorio molto ricco. Io direi di fare subito un applauso a questa società. E sarà la protagonista di questa stagione sportiva nel campionato di prima campana. Stiamo parlando della SD Eraclea Calcio, una società molto particolare. Io do la buonasera a tutti quanti voi e anche a chi è collegato da casa, ci sta seguendo. Allora, dicevamo, una società che nasce dalla necessità di mettere insieme un territorio come quello dei Monti Dauri intorno ad un progetto calcistico di grande valorizzazione delle risorse umane, sportive e tecniche presenti nei comuni di Rocchetta, Sant'Antonio, Candela e Sant'Agata di Puglia. Ad animare questa iniziativa sono Rosario Tucci, Bruno Morrogello, Gaetano Danza e Virgilio Caivano. E a proposito di questo, io chiamo subito Virgilio qui con me per introdurre la serata per questo appuntamento. Un applauso a Virgilio Caivano. Virgilio, allora, sicuramente emozionante essere qui questa serata che introduce un progetto importante, e poi spiegheremo quelli che sono i programmi davvero ambiziosi di questa società che punta in alto, perché è una società che racchiude un territorio importante ma che soprattutto unisce anche delle imprese molto importanti di questo territorio. Buonasera a tutti. Penso che vedere questo gruppo di giocatori, tifosi, staff tecnico, dirigenti, ti dà l'idea di una società di calcio che lo vuole fare con serietà, con professionalità nel rispetto di tutti. È chiaro che c'è una grande responsabilità, perché portare sulle magliette sponsor e nomi di quel livello, De Vitto, Casillo, non è quello che voglio di tutti i giorni. Quindi è chiaro che anche i dirigenti, lo staff tecnico, i giocatori sono molto motivati, perché si rendono conto che sono protagonisti di una sfida importante. Una sfida che nasce in questo territorio, che nasce in Candela, Sant'Agata, Rocchetta, Sant'Antonio, che vuole valorizzare il territorio. Ecco, la sfida imprenditoriale e calcistica è questa: valorizzare un territorio che si presenta bene, ma soprattutto valorizzare un impianto che è dedicato ad una persona cara e straordinaria, Mario Vito, che faremo un applauso per lui. Cioè, Candela si presta per fare grandi cose, e la sfida ingaggiata da Giuseppe De Vitto e Gennaro Casillo è l'emblema di questa volontà di arrivare in alto. La presentazione di questa sera, questa splendida location, dimostra che si vuole andare lontano. Noi lo facciamo con tanta passione, con tanto amore, con tanta serietà e impegno. Forza Eraclea, forza di Eraclea. Grazie, è stato con voi, adesso chiamiamo la società, ma direi che, visto che abbiamo parlato di due importanti sponsor, è arrivato anche il momento di guardarli, ma non solo presentarli, ma prima ancora guardarli scritti sulle maglie di questa gloriosa società. Quindi invito i nostri calciatori e le calciatrici, che abbiamo anche le miss, che vengono qui al centro per presentare le maglie ufficiali di questa stagione calcistica. La bianca e la maglia granata, che ricorda un po' il colore di Candela, quindi sicuramente, insomma, l'ambizione di fare bene con i nostri sponsor. Quindi chiedo gentilmente magari di andare ai lati mentre stiamo facendo le foto. Ringraziamo anche Peggy per le foto. Possono spostarsi o possiamo? Ok, perfetto. Allora, potete rimanere sul lato. Direi che è arrivato il momento di accogliere quelli che sono ovviamente le anime pulsanti di questa società, tra un po' tutto lo staff, ma in particolare è arrivato il momento di presentarvi il presidente, signore e signori, Gennaro Casillo. Allora, Gennaro Casillo, un uomo importante a livello imprenditoriale ma anche calcistico, perché la famiglia Casillo ha fatto grandi cose in questo territorio, ha fatto la storia non solo in questo territorio, anzi grazie a voi il territorio è emerso un po' in tutta Italia, ha fatto parlare in giro anche per il mondo il grande calcio di Zelandia. Cosa ha spinto Gennaro Casillo ad abbracciare questo progetto? Allora, il progetto nasce, diciamo, da un anno a questa parte, posso dirlo qui c'è Giuseppe, parte, diciamo, prima di tutto dell'amicizia che la mia famiglia, la famiglia di Giuseppe De Vitto, di Antonio De Vitto,
con cui condividiamo prima l'amicizia e poi un'iniziativa imprenditoriale molto importante in capitanata. Certo, la mia famiglia ha fatto la storia, papà ha fatto la storia, possiamo dire, sia a livello imprenditoriale, a livello calcistico. Ieri erano 2 anni che è andato via, lui penso sarebbe molto... sarebbe sicuramente molto contento, perché questa è un'area, una zona che lui frequentava, che lui amava, e aveva tantissimi amici. Virgilio prima mi raccontava di serate, a lui piaceva parlare, piaceva ascoltare, quindi speriamo di farlo felice. Ti rovina una promessa, di solito quando si impegna la famiglia Casillo si impegna per cose importanti, quindi saranno cose importanti. No, sicuramente saranno cose importanti, ma quello che diceva i ragazzi, partiamo da distinguerci un po' dagli altri, questo deve essere il primo obiettivo. Andare, quando andiamo anche in trasferta, essere fair play, educazione, quello è quello che mi hanno insegnato, che mi ha insegnato la mia famiglia. Da quello si parte, e quando uno si distingue, il successo arriva sempre. In bocca al lupo. Grazie al Presidente, grazie a voi, perché è un argomento che toglie anche il padrone, ci sono tre delitto. Grazie anche. Ok, allora. Scusate un attimo, voglio far fare il saluto al mio collega nonché assessore Capocasale che deve lasciarci, quindi Pasquale Capocasale, assessore, mi sposo di lui. Io sono l'unico tifoso del Torino a Candela, quindi la maglia granata per me è una doppietta che sui. Ah, siamo in due. No, ho scoperto che c'è molto. Allora, ovviamente faccio i saluti a tutti e soprattutto i ringraziamenti a questa nuova società con il presidente Gennaro Casillo, ma ovviamente anche con Giuseppe, a tutto lo staff per l'impegno che ci stanno mettendo, perché nello sport è possibile avere grandi risultati, ma ci vuole grande determinazione, grande impegno e bisogna avere una passione sfrenata. Poi servono anche le risorse economiche. Allora, se ci sono questi 3 ingredienti, le risorse economiche si trovano e si può fare di più. Ovviamente ritorna il calcio a Candela e questa è una grande notizia, non che prima non ci fosse, però abbiamo vissuto un bel po' di anni rispetto all'ultima volta e qui vedo qualche personaggio degli ultimi fasti di Candela quando siamo stati in promozione, Raffaele Ceglia, Rocco e gli altri che ci ricordiamo. Poi abbiamo avuto degli anni che ovviamente non è stato possibile, anche perché le strutture non lo permettevano. Oggi finalmente, dopo aver consegnato il campo sportivo che credo sia già una eccellenza qui nel territorio, e oggi questa nuova società che si forma, io credo che ci sono tutti gli ingredienti per fare il bene. Quindi in bocca al lupo e sempre, permettetemelo, anche se forse per Gino non mi piace, forza Candela. Grazie a tutti. Grazie, assessore. Padrone Giuseppe De Vito, rappresentante di una famiglia importante per Candela, che ha dato tanto, che continua a dare tanto e che sarà a fianco di questo progetto anche quest'anno. Sì, buonasera a tutti. Intanto un grazie caloroso a tutti voi, a tutti gli amici che sono intervenuti qui questa sera, che dimostrano sempre grande affetto e grande stima, e per questo vi ringrazio, perché se si vuole far bene bisogna stare insieme, bisogna unirsi, e noi questa volta credo ci siamo riusciti. Abbiamo messo insieme più paesi, una squadra che appunto ha giocatori di Candela, di Rocchetta, di Sant'Agata, e penso che questo sia un po' il futuro dello stare insieme, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche futuro delle nostre comunità, che purtroppo soffrono di spopolamento e che quindi sempre più devono stare insieme, anche da un punto di vista progettuale. E quindi vi ringrazio tutti, come dicevo, ringrazio i giocatori, i ragazzi, ringrazio i dirigenti, lo staff tecnico, Virgilio che ci mette anima, mi nomina sempre, ha detto la devi smettere, sennò mi tocca comprare un cornicello. E quindi, ma non per ultimo, consentitemi un ringraziamento a Gennaro, con il quale mi lega un'amicizia storica, ma che al mio, come dire, alla mia richiesta, alla mia domanda, non ha esitato nemmeno un secondo, perché lui, come diceva, proviene da una famiglia che ha dato e che sono sicuro darà ancora tanto a questo territorio.
voglio fare un applauso forte al suo papà. Don Pasquale, che per me rimane il mio secondo papà, è stato un esempio non solo da un punto di vista imprenditoriale, ma soprattutto da un punto di vista anche calcistico. Ha portato il nome della nostra capitanata, della nostra Foggia in alto, e spero che Gennaro, me ne sono certo, porterà un po' il suo esempio anche per questo progetto, per queste comunità che hanno bisogno di volare in alto, di guardare avanti. Abbiamo preso un impegno importante, non è facile, come dire, investire in questo territorio, un territorio difficile, un territorio che però ha tante peculiarità, Gennaro, e quindi sono sicuro che insieme faremo grandi cose. Ne approfitto per salutare il presidente della Civilis. Come sapete, io sono anche vice sindaco. Quello di fare una grande famiglia l'anno prossimo, che purtroppo quest'anno non siamo riusciti per motivi tecnici, perché ripeto, dobbiamo stare insieme, dobbiamo crescere insieme e dobbiamo mietere successi insieme. Quindi, che dire, buona fortuna a tutti, da parte mia l'ho sempre fatto, lo farò, e vi ringrazio e vi auguro un grande in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Del grande sport in provincia di Foggia, abbiamo due rappresentanti importanti di questo territorio, abbiamo due ospiti eccellenti, e invito qui a raggiungerci Belisario Masi, che è il patron ovviamente del progetto della Fondazione Capitanata per lo Sport, è un grande calciatore che ha portato a questo territorio. Rimanere qui con noi al centro, così arriverà anche a casa il vostro saluto. Partiamo da Belisario Masi. Allora, l'impegno importante ovviamente è quello della Fondazione Capitanata dello Sport, per lo sport, l'abbiamo già visto, abbiamo detto anche l'inaugurazione del campo sportivo con la Candela, sicuramente sarà un impianto molto importante per questo territorio. Intanto grazie a Giuseppe, a Gennaro per l'invito, alla dirigenza dell'Eraclea Calcio di Mendini. Io ho ascoltato un po' gli interventi che mi hanno preceduto e siccome sono un po' di parte, un po' per gli affetti che ho nei confronti di Giuseppe, di Gennaro, di Virgilio e di quella persona che sta seduta lì, Antonio Compietro, quando io facevo direttore generale per Foggia Calcio, è stato uno di quelli che ha segnato un po' un momento di aggregazione come calciatore. Quindi è stato anche lui un riferimento, oltre ai grandi riferimenti come Pietro Maiella. Quindi il mio discorso potrebbe essere di parte quasi scontato, però mi hanno colpito due aspetti negli interventi di prima, che danno un senso a questa serata. Ecco perché io ben volentieri ho accolto l'invito a stare con voi stasera. Intanto il territorio, è una parola molto usata, no? Il territorio, il territorio, il territorio. Voi rappresentate un territorio che è fertile, ma è fertile per i valori morali che ci stanno, che si tramandano da generazione a generazione. La testimonianza anche di questi due, per me, ragazzi, Giuseppe e Gennaro, che affettuosamente chiamo Gennarino, perché mi sa che con il papà, con lo zio, c'era una conoscenza, diciamo, antica, storica. Sono valori importanti, perché quando si vuole vincere, qui passo all'aspetto sportivo, devono convergere per forza alcuni fattori, cioè non basta avere una squadra forte, no? Quando si dice la squadra forte, abbiamo visto un po' da me, no? Il Foggia, grandi acquisti, 3-1, cioè non basta questo. Quando si vuole vincere qualcosa, ma questo non solo nello sport, nel calcio, ma anche dal punto di vista imprenditoriale, se tu non hai attorno tutti quegli elementi che per ruoli diversi concorrono a raggiungere lo stesso obiettivo, tu puoi fare qualsiasi squadra forte, grandi allenatori, grandi calciatori, non arrivi a nessuna parte. Io ho avuto la sensazione, perché sono un attento osservatore, forse per deformazione professionale, ho,
ho osservato prima voi ragazzi, i dirigenti, gli ospiti, e ho avuto una percezione, una sensazione molto forte, cioè di avere un contesto, di stare in un contesto vincente, cioè di successo, perché voi siete persone di successo, cioè i comportamenti, il linguaggio, la capacità di stare insieme in una certa maniera, la capacità di essere un tutt'uno, seppure con ruoli diversi, fa di voi un modello di squadra, di società vincente. Quindi dal punto di vista sportivo, al di là dei valori tecnici, sono convinto che farete bene e sarete un momento di orgoglio del territorio. Questo è il territorio, cioè essere orgogliosi, nonostante io viva a Foggia, io vi devo confessare che pur vivendo a Foggia, non sono di Foggia, sono di Ascoli Salviano, sono nato Ascoli Salviano, però io amo spesso venire a Candela, stare ad Ascoli, intanto andare a Rocchetta, a parte il fatto che Candela, a Candela è nata mia nonna, quindi ho anche dei vincoli, diciamo, affettivi da questo punto di vista. Perché? Perché quando si va in questi paesi si scopre quella spontaneità, quella genuinità dei rapporti di amicizia e di valore. Quindi se Candela, tramite l'Eritrea e soprattutto attraverso questo grande sostegno del presidente, di gruppi imprenditoriali importanti, ma soprattutto fatta da giovani importanti che hanno una responsabilità, perché hanno ad ereditare un modello imprenditoriale importante, se a Candela riuscirete, come io sono sicuro che riuscirete, ad avere grandi risultati, questo potrà rappresentare l'orgoglio della Capitanata. Ecco perché la fondazione, che si chiama la Capitanata per lo Sport, intende essere presente con tutti i momenti, con tutti gli sport, consentitemi, soprattutto con il calcio, perché è lo sport più frequentato da tutti, perché insieme, come diceva Giuseppe, dobbiamo costruire una comunità provinciale che sappia riscattarsi. Questo è un territorio difficile, però basta poco per potersi riscattare. Voi lo state già facendo perché avete anche un'amministrazione comunale importante, molto brillante, molto positiva. Io sono convinto che aggiungendo questo elemento, che è la squadra di calcio attraverso lo sport, potrete far parlare di Candela e di un comprensorio. Bravi, perché avete saputo, al di là degli individualismi, dei campanilismi, avete saputo... della capacità di stare insieme. La sfida tocca a voi, capacità di stare insieme. Io poi ti precetto subito, perché devi sapere che un anno fa ho detto a questo signore che volevo l'inaugurazione della fondazione Terra, perché eri il protagonista di un episodio che è importante come messaggio. Quindi lo dico al presidente, lo dico a Giuseppe. Io avrò bisogno di lui, perché sai che faremo delle iniziative a Candela con la fondazione, ho bisogno di te come testimone, perché il tuo messaggio è un messaggio di civiltà, quindi è un messaggio importante per i giovani e per il territorio. Grazie. La sua carriera in Serie A, avversario del Foggia in quegli anni, però comunque insomma si è difeso alla grande, insomma, qualche danno ce l'ha fatto lui. Allora, più di una domanda, quale emozione essere qui stasera? Niente, adesso dopo tutte queste belle parole tocca a loro fare i fatti, questo è scontato. Niente, io sono felicissimo di essere qui, saluto tutti gli amici, essendo nato qui cosa potrei fare? Cosa devo fare? A modo mio devo aiutare, vedremo come, ma certamente ci metterò del mio e sarò partecipe alle giochi di Candela e della gente di Candela. Me lo apro di cuore perché è sempre bello, insomma, fa parte di una cittadinanza dove io ci sono nato e farò di tutto per assecondarmi. Ecco, se fossi in uno spogliatoio e dovesse parlare Pietro Maiellaro ai calciatori, quali consigli darebbe prima di una partita? Non lo fai fare un lavoro di cartone. È Antonio. L'esperienza. Con lui. Cioè, la cosa che ti posso dire è normale, bisogna essere
trasparenti, originali, allenarsi, sacrificio, ve lo dice uno che sacrificio ha fatto assai, e quello sicuramente i risultati verranno di seguito, perché poi alla fine bisogna vedere cosa c'è alle spalle. Alle spalle non è che debba parlare, si vede cosa c'è dietro questa società. C'è gente preparata, gente competente, gente che ama questo, questo sport e ama questa cittadinanza. Perciò vi faccio i migliori, cioè i migliori in bocca al lupo. Ok, andò, raccomando. E forza Candela. Grazie. Ma soprattutto una notizia che è qui con noi. Non so se voleva aggiungere due parole, ok, perfetto. Io completerei intanto tutto lo staff della dirigenziale di questa squadra e accoglierei quindi anche il vicepresidente Bruno Morrongeri. Vicepresidente di questa squadra. Bruno mi ha fatto tanto, mi fa tanto per questo territorio. Il segretario generale Gaetano Danza, lo vediamo qui con noi. Abbiamo cercato il manager di Cinema e il team manager Gerardo Corposiero. Vediamo. Mimmo Scarpino e Giuseppe. Ecco qua, così facciamo un affronto di video con lo staff dirigenziale. Ok, magari facciamo una foto con i dirigenti, con tutta la società, magari fanno un passo avanti, chiedo a Pecchi di guidarci per la foto, quindi ok, perfetto, facciamo subito la foto e poi passiamo alla presentazione della squadra, nonché dello staff tecnico, e ringraziamo tutti gli spettatori che ci stanno seguendo da casa per la presentazione dell'SD Eraclea Calcio, ricordiamo una società che unisce i territori di Rocchetta Sant'Antonio, Cannella, Santa Gata di Puglia, e quindi andremo tra un po' a presentare tutto lo staff e la parte dei giocatori di questa squadra. Allora, ci siamo. Faccio un applauso. Ringraziamo gli ospiti. Gli ospiti ovviamente tutti quanti e tutto lo staff, perfetto. Allora, andiamo avanti, presentiamo velocemente lo staff tecnico, a partire dall'allenatore, l'abbiamo anticipato prima con alcune testimonianze dirette del dottor Masi. Accogliamo Antonio Compiervo, questa volta il microfono, è andato via il microfono, c'era, allora, è di là, perfetto. Allora, Antonio Compiervo quest'anno sarà allenatore e giocatore, insomma metterà in pratica anche gli insegnamenti di tanti maestri che ha avuto nella sua carriera da calciatore, fortunata carriera, quindi come si parte quest'anno, con quale obiettivo? Buonasera a tutti, innanzitutto sono contentissimo che la società mi ha dato fiducia anche quest'anno, cercherò di mettere la mia esperienza per far migliorare i giovani e poi pensiamo ad allenarci che domenica dopo domenica vediamo dove possiamo arrivare. Io non voglio portare la pressione, però è una società importante, insomma abbiamo una grande responsabilità. Lo so, a me effettivamente è responsabilità, perché comunque diciamo che sono quello che ha avuto più esperienza dei ragazzi, della squadra, quindi tocca a me portare il timone. Dice il patrone che quello che è la più mazzata anche. Abbiamo visto anche la grinta in campo nell'allenamento. Allora, non è solo però Antonio, perché ci raggiungono con lui il vice allenatore, Vito Magliano e Antonio Colella. Prego, li accogliamo. Il vice allenatore. Ok. Perfetto. Il preparatore atletico Ivan Russo. C'è. E il preparatore dei portieri Pompeo Russo. In questo caso la foto di Vito con lo staff tecnico e i patroni della società, ok, andiamo con la foto e poi passeremo a presentare la squadra. Grazie anche a Pecchi per le foto, ringrazio anche Antonio Paroni in regia. Va bene, grazie, allora ci possiamo accomodare così passiamo alla parte relativa alla squadra. Quindi iniziamo ovviamente dai portieri e accogliamo il classe 2002 Luca Berlingeri. Prego Luca.
consegniamo con Angelo Maschi a Pietro e con Raffaele De Troia. I nostri portieri. Allora, uno dei tre prende la parola, chi parla? Allora, il più esperto. Allora, il microfono deve essere quello che è là dietro, così non facciamo confusione. Allora, difendere la porta di questa squadra sarà difendere la porta in tre città, quindi un guardiano particolare. E all'interno territorio. E all'interno territorio, è una bella responsabilità, o sbaglio? Penso proprio di sì. Questa sera in più lo dimostra che sarà comunque sia un atto impegnativo. E come dicevo prima, bisogna lavorare e sacrificarsi per dare un minimo di risultato. Poi speriamo che i risultati arrivino e che faccio una bella figura. Perfetto, grazie. Allora passiamo alla porta, completiamo adesso la parte dei difensori, andiamo con Vito Magliano, classe 1992, andiamo avanti con il classe 95 Gaetano Cignarale. Potete rimanere con noi, perché possono rimanere così dopo facciamo la foto, possono rimanere, ok. Quindi Gaetano Cignarale, poi andiamo avanti con Alessandro Farese, classe 2005, giovanissimo Guidi. Adesso Pedro Mignolo, classe 98. Giuseppe Nero, classe 2000. Rocco Caputo, 96. E Salvatore Guerra, 1983. Prego. Anche in questo caso toccherà un difensore parlare, chi si offre volontario. Il microfono deve essere sempre dietro, ricordiamo il microfono c'è niente. Allora, un difensore a caso, un difensore, dai. E ormai ti tocca, c'è il microfono. Allora, difendere invece la porta di una città e i vostri colleghi portieri sarà una bella responsabilità, perché scherzi, insomma, avete iniziato a lavorare, si scende già in campo per la Coppa settimana prossima e poi inizia il campionato, una bella responsabilità, insomma, anche tanto tempo. Sì, iniziamo forse settimana prossima, quindi siamo già abbastanza pronti. Sono un po' duro con me stesso, in primis, e con la squadra. Cerchiamo di dare sempre il massimo e speriamo di fare il più possibile per la figura, più che altro di fare il risultato. In bocca al lupo. Rimanete con noi, passiamo alla linea di centrocampo, accogliamo i centrocampisti Gianluca D'Agostino, classe 2000, Mario Pallaro, 2006, Giuseppe Matarango, 2004, Antonio De Rosa, 2002, prego, e il capitano Michele Caivano, classe 1999. Prendo la parola al capitano, perché oltre alla fascia prende anche il microfono. Allora, buonasera a tutti, io volevo ringraziare in primis il mister, il Convecchio e soprattutto tutta la società, perché comunque mi hanno dato la fascia da capitano e io ho solo 22 anni, però sono pronto, è una bella responsabilità e voglio essere ad esempio ovviamente a tutti i miei compagni, i miei fratelli, però soprattutto ai più piccoli come Fares, Mario, che sono solo 2004-2005 e io voglio essere un esempio per loro. Abbiamo fatto 3 settimane di preparazione, devo dire molto bene, molto intense, anche con il prof. Valus che purtroppo non è dovuto venire. E niente, siamo pronti per questo inizio di campionato. Io ovviamente auguro un buon campionato a tutti. Vogliamo dimostrare, perché grazie anche ai patron di Vitto e Gennaro Casillo, che hanno messo a disposizione davvero tutto il materiale possibile. E io sono davvero contento di questa cosa. Auguro un buon campionato a tutti, ci vuole sempre determinazione e a me piacciono le sfide, questa è una bellissima sfida e io sono contento. Andiamo con gli esterni, Cristian Santoro 2002 e Luca Iacullo classe 2000, prego. Chiamiamo anche gli attaccanti. Se, allora, non c'era per questo. Dal calcio mercato Silvio Totaro, quindi lo accogliamo. E andiamo con gli attaccanti. Accogliamo Gianfranco Ceglia, classe 1944. Francesco Di Vincenzo, classe 1988. Sono
scusami, stavo esagerando. Poi accogliamo ovviamente il mister, che sarà anche attaccante, Antonio Coppierchio. E mancherebbe un grande elemento di questa squadra, un uomo davvero importante, classe 1988, giovanissimo, Fofana Abdullayev. Fofana, allora tu sei stato protagonista, certo. No, perché poi quando parli bene, devo dire la verità, perché a parte gli scherzi lui è stato protagonista di un brutto episodio purtroppo accaduto l'anno scorso, e tutte le TV nazionali hanno voluto dare esempio, hanno voluto portare il microfono ovviamente per Fofana, che ha portato la sua esperienza e ha detto delle cose bellissime. Sei stato protagonista di una brutta situazione, perché il calcio purtroppo è fatto anche di brutta gente a volte, però tu con lo spirito, l'orgoglio, il sacrificio, la passione che ti contraddistingue, hai portato avanti il tuo lavoro, lo stai portando avanti con questa squadra, davvero una bella esperienza. Noi ti facciamo i complimenti, però tu sei l'esempio, insomma, che il calcio è civiltà e voi devi stare assieme, è divertimento, è vero? Sì. Poche parole stasera, però. Innanzitutto tengo a ringraziare la società, i dirigenti, per quello che hanno fatto e stanno facendo per noi. Io da 4 anni che gioco qui in Italia, ma non ho mai visto una cosa simile, cioè ero per la Serie A, diciamo. Sì. E quindi dovrei fare tanti gol. Speriamo, speriamo. Va bene, grazie Fofana. Allora ci troveremo per la foto del Mico, tutti quanti assieme, quindi ci schieriamo per la foto, c'è anche la dirigenza ovviamente, quindi ci prepariamo, seguiamo le indicazioni di Pecchi, che ha bisogno ovviamente, sono tanti, quindi dovete stringervi, magari qualcuno ci mette avanti. Attaccato, vuole scrivere una cosa? Allora, intanto facciamo la foto, per dopo. Ok, ci predisponiamo per la foto, ancora grazie anche a chi ci sta seguendo da casa su playnews24.com, la pagina Facebook ovviamente che è in diretta, e siamo, ricordiamo, la presentazione dell'SP Eracle a Calcio, progetto che parte quest'anno con una presentazione importante, la famiglia Dovito, la famiglia Casillo, che vedrà la presenza, la partecipazione del campionato di prima categoria Campania, oltre ovviamente a grandi progetti per il futuro, in 5 anni insomma si punta davvero in alto, e oltre a questo ovviamente ricordiamo di alcune società che include i comuni di Candela, Rocchetta Sant'Antonio e Santa Gata di Pugno. Allora, ci stiamo preparando per la foto di Nico con la squadra e la società. Ok, grazie. Allora, passiamo ai saluti finali per poi aprire la seconda parte della serata, dove ovviamente rimarrete con noi per concludere il tutto. Allora si accomodano i ragazzi per la chiusura della serata. Allora, Giuseppe De Vito voleva tra l'altro chiudere con un saluto importante. La città di Candela è una città che si sta contraddicendo. Ecco, allora. Ragazzi, chiedo scusa. C'è un messaggio di servizio. Giuseppe e Gennaro ci faranno una comunicazione molto importante, significativa, che va nel segno delle cose che abbiamo detto fino a qualche attimo fa. Quello che è stato per dirci, credo che è un segnale enorme che vogliono dare a questo territorio. Allora innanzitutto mi devo scusare, ma devo portare i saluti del sindaco, nonché del presidente della provincia, che purtroppo per motivi istituzionali mi sono abituato sempre a dire questa cosa, non c'era. E quindi comunque, se fosse andato un po' più in alto, avevo passato proprio un guardo. E quindi comunque vi saluta e vi dà anche lui un grande bocca al lupo e la sua massima collaborazione istituzionale e quindi anche pratica. E saluti da padre Michele, il nostro parroco, che purtroppo per un impegno all'ultimo momento non è potuto essere con noi, ma comunque sono sicuro, sono certo che pregherà per noi, per i nostri successi e che tutto vada nel migliore dei modi. E poi devo dire, è stato Bruno che ha
a lui devo dire veramente grazie, perché Bruno è una persona che lavora dietro le quinte e l'ho conosciuto da quando faccio l'amministratore, prima lo conoscevo così, ma lui è colui che porta il successo dell'amministrazione. Lo chiamo 30 volte al giorno, mia moglie dice ma con chi fai il ballo con Bruno? Perché Bruno è uno che risolve i problemi anche dei cittadini e quindi sono sicuro che risolverà tanti problemi, ma che comunque starà al fianco dei giocatori soprattutto, ma di tutta la società. Quindi grazie Bruno per quello che fai. È stata una sua idea, quella di fare a Natale una grande festa e un grande memorial appunto a Don Pasquale Casillo, e quindi prepariamoci a questo importante evento che darà onore al nostro caro Don Pasquale. Grazie, abbiamo finito, sì. Grazie a tutti e ci fa piacere essere stato con noi. Buon saluto alla